Proclamo dottori dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. Con il suggestivo lancio del tocco si è chiusa la cerimonia di consegna dei diplomi a oltre 200 studenti neolaureati dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara. Il Graduation Day 2024 si è svolto nel campus dell'Ateneo Teatino nella grande area festa allestita per la Notte dei Ricercatori, in programma per venerdì 27 settembre. L'evento, allietato dalle esibizioni dei cori Il Corollario dell'Università di Padova e Uda Incanto dell'Università D'Annunzio, è stato presentato dalla professoressa Elisabetta Di Mauro, coordinatrice della Notte dei Ricercatori, e da Rocco Vacca, dottorando del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali della D'Annunzio. A consegnare i diplomi ai neolaureati, alla presenza dei presidi delle varie facoltà, il professor Liborio Stuppia, rettore dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara. Sono felice di aver ripreso la tradizione inaugurata dal mio predecessore e che purtroppo fu interrotta dal Covid. D'ora in poi lo faremo sempre. Credo che sia importante per i nostri ragazzi che il momento in cui vanno a conseguire il titolo sia un grande momento di festa, perché la vita va anche presa con impegno, ma poi al momento che si è raggiunto il traguardo con leggerezza liberatoria. Inizia un nuovo percorso di vita con questa laurea in mano oggi. Sì, decisamente. Questo è veramente la chicca, la punta di diamante. È bello essere qui, condividere questo momento con tutti i colleghi, è fantastico. Sono stati tantissimi sacrifici quelli che ho fatto in questi anni, però voglio dire a tutti quanti quelli che studiano e che lavorano anche insieme di non abbattersi mai, perché se c'è un obiettivo più grande bisogna conseguirlo con tutte le forze. Dopo la consegna dei diplomi di laurea, sul palco è stato il momento di Vincenzo Schettini, docente, fisico e divulgatore, tornato alla D'Annunzio con un augurio speciale per tutti gli studenti. La sua laurea com'è stato quel giorno fatidico? Emozionante, bellissimo. Ricordo la discussione della tesi, che è passata in un attimo, me ne sono accorto, ho parlato per un'ora, in realtà pensavo di aver parlato per 4 minuti di orologio, ma ricordo che avevo anche in testa un'altra cosa, perché io qualche giorno dopo debuttavo come musicista, come direttore di coro in un festival molto importante che avevo organizzato. Cioè lo ricordo come un giorno emozionante, ma come anche un giorno nel quale pensavo ad altre cose anche. Ed è questo che auguro a tutti i ragazzi, cioè di avere sempre nella loro testa 1000 progetti che si possano realizzare mentre loro fanno, mentre voi ragazzi farete le vostre cose, studierete eccetera eccetera. Non vi fossilizzate soltanto su un percorso, provate a divergere perché poi troverete quello giusto. Cioè se è vero che io ho iniziato nel 2007 semplicemente perché mi andava ad insegnare fisica, poi ho scoperto invece la magia di conoscere sempre studenti nuovi, anche genitori, no? E quindi di riuscire poi ad essere efficace anche per 3 parole in croce che si dicono in un momento ad un ragazzo, gli cambi la vita. 3 parole in croce ai ragazzi, quindi? Quali parole diciamo? Per i giovani laureati dico: osate, perché soltanto osando potete capire veramente chi siete. Siate creativi, cioè non pensate come pensano gli altri. E poi la terza cosa, siate felici. Cioè non viviamo bene quello che abbiamo giorno dopo giorno, ma che le facciamo a fare? Quindi siate felici per quello che la vita vi sta dando. Ciao ragazzi, in bocca al lupo.